Ciao Bibi, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi porto un book tag. Il book tag in questione l'abbiamo creato io e Silvia di CCTube, di cui vi lascio il link qui sotto, e quindi ovviamente il book tag è in collaborazione con la mia dolcissima Silvia. Abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto già un video in collaborazione in cui abbiamo parlato di Once Upon a Time, c'era una volta la serie TV che entrambe amiamo tantissimo, sta facendo la sesta stagione, io la sto seguendo, sclero con le mie amiche, insomma, adoro Once Upon a Time. Io e Silvia in particolare amiamo un comune, diciamo un personaggio in particolare, che è Tremotino. Quindi, come potete leggere qui sotto, questo è il Tremotino Book Tag, il Rumpelstiltskin Book Tag, perché Tremotino è uno dei nostri personaggi preferiti, quindi io e Silvia abbiamo pensato a 8 domande che riguardano appunto Tremotino, più o meno il suo percorso. Ovviamente senza spoiler, tranquilli, potete tranquillamente sentire le domande e appunto sono 8 domande a cui dobbiamo associare poi dei libri. La prima domanda è: la magia arriva sempre con un prezzo, in quanto Tremotino lo dice sempre: Magic always comes with a price. Quindi io e Silvia abbiamo pensato: la magia viene portata dai libri, quindi con un prezzo, il libro più costoso della tua libreria. Quindi io ne ho un po' che ho pagato davvero tanto. In un altro book tag vi avevo mostrato Il Signore degli Anelli, perché nella mia edizione è davvero costato tantissimo, però quello che abbiamo pagato di più ultimamente, che ho preso a giugno, è questo: Harry Potter Film Wizardry, che è appunto questo librone gigantesco che ho pagato circa 35 euro e costa tantissimo perché all'interno ci sono tantissimi gadget, come ad esempio, eccola qui, aiuto, la mappa del malandrino, spero si veda, mappa del malandrino, ci sono appunto le comunicazioni dell'Umbridge, queste qui, le proclamazioni dell'Umbridge, scusate. Questa è il aiuto. Il programma della Coppa del Mondo di Quidditch, a cui sono stati Harry, Ron e Hermione. Questo che riguarda le pozioni, ma in realtà dentro ci sono degli adesivi. E tutte le curiosità che riguardano i personaggi, Hogwarts. Si apre, ragazzi. Qui cosa c'è? Niente, altri adesivi. Insomma, c'è davvero di tutto e di più all'interno di questo libro, quindi ne vale la pena, secondo me, comprarlo. Qui un manuale che riguarda il negozio dei Weasley, quindi ne vale la pena comprarlo. A mio parere, cioè 35 euro li vale tutti, calcolando che spesso la mappa del malandrino già da sola costa sui 20 euro più o meno. E quindi sì, il libro più costoso è questo. In molti mi chiedono se c'è in italiano. Il libro in italiano esiste, ma è praticamente introvabile, quindi non lo so, non so dove potete trovarlo. Sicuramente questo qui in inglese lo trovate su Amazon. Purtroppo in italiano si chiama Harry Potter, la magia del film, credo. Ma non so dove potete trovarlo. Comunque, questo è il libro più costoso che ho nella mia libreria. Seconda domanda riguarda il Tremotino prima dell'oscurità, ovvero nomina un libro al cui interno c'è un personaggio apparentemente vigliacco. Qui mi è venuto subito in mente Dita di polvere di cuore d'inchiostro, che una volta terminata tutta la saga mi sono resa conto che era comunque il mio personaggio preferito, però all'inizio, soprattutto in Cuore d'Inchiostro, l'ho un po' odiato, comunque non mi stava molto simpatico perché appunto lo vedevo come un codardo e mi ha ricordato anche Tremotino, il passato di Tremotino, in quanto sappiamo che Tremotino è stato un po' un codardo, un vigliacco, non che adesso sia questo grandissimo eroe, però comunque era proprio codardo e vigliacco e mi ha ricordato tantissimo Dita di polvere di cuore d'inchiostro, veleno d'inchiostro, alba d'inchiostro, che anche lui ha un percorso come ce l'ha Tremotino, però comunque soprattutto all'inizio io proprio ricordavo, cioè ho ricordato come pensavo che Dita di polvere fosse un codardo vero e proprio. Terza domanda, l'oscuro, The Dark One. Nomina un cattivo che non riesci ad odiare. Ora, questa domanda è presente in tantissimi book tag, è un po' banale, però alla fine chi odia l'oscuro, The Dark One? Quindi era la domanda più azzeccata a mio parere. Per non rispondere sempre comunque con Sebastian, Sebastian, Sebastian di Shadowhunters, The Mortal Instruments, mi è venuto in mente un altro cattivo che non è un vero e proprio cattivo, come alla fine non lo è neanche The Dark One. Quindi ho pensato a Percy Jackson e Ade. Ade, che è appunto un dio, il dio dei morti, il dio degli inferi, eccetera, eccetera, che è presente qui dentro, è presente anche negli eroi dell'Olimpo, ma più sì, negli eroi dell'Olimpo. E io Ade, nonostante tutto, anche alcuni casini che fa qui dentro, non riesco a odiarlo, nel senso, io penso proprio di essere, tra l'altro, figlia di Ade, quindi come posso odiare il mio papà?
Quindi sì, un cattivo che proprio non riesco ad odiare in tutte le sue forme, anche in Once Upon a Time, ad esempio, dove c'è stato Ade, è Ade. Io lo amo. Quarta domanda, la bestia. Un personaggio dall'aspetto malvagio, ma dal cuore tenero, e anche in questo caso mi è venuto subito in mente Wolf di Scarlet, della saga delle Cronache Lunari, questo è il secondo libro di Maritza Meyer. Allora, Wolf non ha un aspetto malvagio come appunto può essere quello della bestia o di Tremotino quando è Tremotino, non il signor Gold, però può proprio incutere malvagità nel momento in cui lo vedi, nel momento in cui vedi come si comporta, comunque quell'aria un po' cupa, tenebrosa, può sembrare un qualcuno di malvagio, però in realtà ha un cuore tenerissimo, lo si scopre fin da questo libro, in realtà poi non ne parliamo proprio in Stars Above, cioè Wolf penso sia la dolcezza fatta a persona. Quindi mi è venuto subito in mente lui, Wolf che può sembrare malvagio dal primo momento in cui lo vedi, uno pensa, mio Dio, può essere davvero pericoloso o malvagio, ma in realtà è un tenerello. Quinta domanda, il coccodrillo. Un personaggio che è capace di ferire e rubare qualcosa di prezioso agli altri. Quindi me ne sono venuti in mente tanti, però per non rispondere appunto sempre con le stesse cose, ho pensato a Levana, sempre della saga delle Cronache Lunari, di Feyrest in particolare, perché Levana è riuscita qui dentro a togliere qualcosa di prezioso a qualcun altro, riuscirà sempre e comunque a togliere qualcosa di prezioso a molti personaggi, davvero a tantissimi personaggi nella saga delle Cronache Lunari, quindi mi è venuta in mente lei perché sia con i suoi poteri, sia senza, sia grazie al fatto che è quella che è, nel senso che comunque è regina e tutto il resto, riesce davvero a ferire e a rubare qualcosa di prezioso agli altri, che può essere, non posso dirvelo perché faccio spoiler, può essere qualsiasi cosa. Comunque Levana ha rubato tantissime cose a vari personaggi nella saga delle Cronache Lunari. E sì, quindi Levana. Sesta domanda, Tremotino come padre. Un libro il cui rapporto fra genitori e figli è complicato. Anche qui mi erano venute in mente un po' di opzioni, però ho pensato a Magisterium di Cassandra Clare di Black e al rapporto che ha appunto Callum e suo padre, di cui non ricordo assolutamente il nome, perché è un rapporto abbastanza complicato da quel che io ricordo, perché Callum e il padre in realtà non hanno questo grandissimo rapporto, soprattutto per quel che riguarda appunto Magisterium, la magia, la scuola in cui Callum dovrebbe andare, tutto il resto, insomma, il padre gli ha spesso mentito, gli ha detto cose che magari non erano totalmente vere o non gli ha detto delle cose, cioè gli ha occultato la verità in più modi. E anche nel secondo libro, non mi ricordo, vi viene la chiave di bronzo, ma no, il guanto di rame. Chiave di bronzo il terzo, il rapporto continua a non essere bellissimo quello fra Callum e suo padre, quindi mi sono venute in mente loro due. Spero che il rapporto migliori prima o poi in questi cinque libri, vedremo nel terzo che esce a breve. E quindi sì, Magisterium, Callum e il suo papà hanno un rapporto abbastanza complicato. Settima domanda, i Rumble. Rumpelstiltskin è Belle, quindi Tremotino è Belle. Una coppia che vive un amore vero, ma complicato e a volte impossibile. E qui banalità, proprio banalità su banalità, Twilight di Stephanie Meyer. Ma perché, ragazzi, chi vive un amore più complicato e impossibile di Bella Edward? Dai, cioè, veramente mi sono venuti in mente subito loro. Cioè, ho guardato la mia libreria come faccio sempre per i book tag, però sì, più o meno in tutti i libri che ho letto l'amore può essere complicato, difficile, va bene, ma loro due, cioè, dai, più impossibile di questo non poteva esserci un leone e un agnello, ragazzi. Come dimenticare l'agnello, certo, il leone e l'agnello, come dimenticare un'umana che si innamora di un vampiro che si innamora di un'umana? Quindi sì, mi sono venuti in mente subito loro. Io continuo ad amarli, dite tutto quello che volete, ma sono i miei bambini e Twilight rimarrà per sempre una delle mie saghe preferite. Quindi amore vero, verissimo, complicato e super impossibile, decisamente quello di Twilight, Bella e Edward. Ed infine, l'ultima domanda, il tremotino utopico, cioè come vorremmo noi tremotino, abbiamo pensato io e Silvia, chissà, prima o poi accadrà quello che vogliamo.
un personaggio che ritrova se stesso, perché Tremotino deve ritrovare se stesso. Non solo Tremotino in quella serie TV, ma lasciamo perdere comunque. Un personaggio che ritrova se stesso e ho deciso di citarvi Lou di Silver in the Blood di Jessica De Giorgi, perché Lou, grazie a tutto quello che le succede qui dentro, tutto quello che scopre su se stessa, sulla sua famiglia, e su dove vivono e tutto il resto, l'aiuta davvero a ritrovare se stessa, a conoscere se stessa, la sua famiglia, e a ritrovare se stessa, perché lei ha, credo che sia il personaggio che ha più cambiamenti in meglio rispetto a tutti gli altri. Anche Dacia, l'altra protagonista, si cambia, ma non tanto quanto lei. Lui davvero ritrova se stessa, ritrova la forza, la voglia di vivere e io l'adoro. Lui è diventato il mio personaggio preferito qui dentro e credo che davvero in questo libro lei faccia un percorso per ritrovare se stessa, il suo essere e la sua personalità. Quindi sì, decisamente lui di Silver in the Blood. Bene, queste le 8 domande che io e Silvia abbiamo creato con tanto amore pensando al nostro Tremotino. Spero che vi siano piaciute. Qui sotto, se mi ricordo, ve le lascio, giuro. Se vi va, riproponete questo book tag. Se vi piace Once Upon a Time, se amate Tremotino tanto quanto lo amiamo io e Silvia, ci fa ovviamente piacere. Quindi io non so chi taggare perché non so chi ha visto Once Upon a Time, onestamente. Comunque, chiunque lo voglia farlo è liberissimo di farlo. E ripeto che vi lascio il link di Silvia qui sotto, così potete andare a vedere anche le sue risposte a queste domande. Io vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale, giù ci sono tutti i miei social network in cui potete seguirmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!